Lo hanno fatto. Lo hanno fatto davvero. Non posso credere ai miei occhi a quello che sto leggendo. Signori, dobbiamo andare a parlare di questa cosa. E benvenute qui a Dalkan che parla, signori. Note sulla patch Diablo 4. Questa uscirà il 13, ragazzi. Il 13 di questo febbraio. E abbiamo aggiornamenti sulla creazione degli Uber unici. Quello che chiedevo è esattamente quello che avevo chiesto, lo stanno per fare. Nota dello sviluppo: gli oggetti Uber Unique sono molto ricercati. Con questa Season of Blood abbiamo introdotto gli oggetti unici Uber con Uber Durial per offrire ai giocatori un'altra fonte per acquisire questo tipo di oggetti. Ok. Tuttavia, vogliamo dare ai giocatori una maggiore autonomia nell'ottenere Uber Unique desiderato, quindi quello che preferite voi. Rispondendo ai feedback che esprimevano come l'acquisizione appunto degli oggetti Uber Unique duplicati o indesiderati riduca quella sensazione di trionfo. È vero, perché noi ogni volta che andavamo a farmare, 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 i più fortunati ne droppavano magari due, tre identici e dicevano: cavolo, ma io del Selig non me ne faccio niente, perché ne devo avere tre? Perfetto. Io dicevo: raga, quanto bello sarebbe se li shardassimo e ottenessimo un materiale per permetterci di andare magari con anche 500 milioni, anche con 1 miliardo appunto di gold, di ricevere l'unico che stiamo cercando. Ecco, io non posso credere a quello che sto leggendo, perché un nuovo sistema consente ai giocatori di utilizzare oggetti Uber Unique duplicati e indesiderati, recuperandoli per una nuova risorsa che può essere utilizzata per creare eventualmente un Uber unico di loro scelta. Non ci posso credere. Sembra che a Blizzard abbiano guardato un mio video e abbiano detto: questo tipo ha capito esattamente quello che vogliono i giocatori, facciamolo. Ecco, io avrei altre informazioni. Guardate altri miei video, così capirete, signori della Blizzard, capirete quante altre cose potrete imparare e per migliorare soprattutto questo gioco. Inoltre, è stata aumentata la possibilità che gli oggetti unici, Uber sempre, vengano rilasciati ovunque, tranne appunto che è aumentato da Duriel. Ecco, perfetto, va bene, ma peccato perché quando ci si spacca il culettino per andare da Duriel e cercare di prendere i suoi materiali, avrei preferito avere un drop rate più alto. Però già il fatto che adesso eventualmente potremmo anche dropparli in giro, chissà quanto sarà aumentata la percentuale, se di uno 0,01% o magari anche di un 3, 4, 5%. Vedremo, vedremo. Gli oggetti unici Uber ora possono essere recuperati per fornire una nuova risorsa, scintille splendenti. I giocatori possono portare 5 scintille risplendenti all'alchimista e trasmutare un Uber unico a loro scelta. Quindi quello che dovremo fare è distruggere 5 Uber unici che non ci serviranno per andare dall'alchimista, appunto, e trasmutare quello che noi vorremmo. Certo, sarà difficile comunque fare queste 5 scintille datoci appunto dagli Uber unici, però ragazzi è già qualcosa rispetto a prima che non ce l'avevamo, quindi un altro upgrade. La scheda a fine risorse dell'alchimista è stata rinominata come appunto trasmutazione e l'opzione per creare un oggetto Uber unico può essere trovata in quella scheda. Tieni presente che la finestra di anteprima per creare un Uber unico non mostrerà gli affissi dell'oggetto, quindi non ci farà vedere come uscirà, però ovviamente l'Uber unico è quello, non può uscire in modo diverso. Le possibilità di ottenere gli oggetti unici acquisiti al di fuori degli incontri con Uber Durial è stata aumentata, quindi sappiamo che è stata aumentata, non sappiamo di quanto, ma adesso quando andremo a fare magari le cripte, quando andremo a vedere d'ora in poi un unico a terra, potremmo pensare seriamente questa volta che potrà trattarsi di un Uber. Chissà, chissà quanti di noi riusciranno a prenderlo anche al di fuori della zona di Duriel. Vediamo altre varie cose che hanno fatto. L'evento Santuario Maledetto ora fornisce il bonus santuario all'inizio dell'evento invece che al termine. Va benissimo. Correzioni dei bug. Allora, accessibilità, vediamo che è successo. Risolto un problema per cui lo screen reader noleggiava lo stato richiesto per le ricompense del risveglio lunare. Risolto un problema per cui lo screen reader non leggeva correttamente i livelli del favore ancestrale. Risolto un problema in cui il lettore dello schermo, appunto, leggeva erroneamente il testo del potenziamento del favore ancestrale. Va bene. Bug fix. La stagione del costrutto. Risolto un problema per cui i costrutti della Vespa e del Visir non venivano influenzati dagli effetti immobilizzati. Risolto un problema dall'iscrizione al comando. Insomma, tanti, tanti problemucci. Il quale i premori arcani non potevano essere.
tanti problemucci risolti. Vediamo gioco, appunto, gameplay. Risolto un problema per il quale i goblin del tesoro potevano non apparire mentre combattevano con l'avarizia. È risolto un problema per cui i nemici uccisi tramite un effetto di esecuzione non potevano rilasciare il bottino. È risolto un problema per il quale Fulvio di Selig non sempre otteneva il valore massimo per il suo affisso in velocità di movimento e così via. Vediamo la user interface, cosa hanno fatto. Risolto un problema per cui l'aggiunta di un amico durante il gioco con un controller riapriva immediatamente il menu per l'aggiunta di un amico. Ah, c'era pure questo, vabbè. Risolto un problema per cui impostando una nota su un amico si apriva il menu per aggiungere un amico dopo aver aggiunto la nota. Risolto un problema per cui le icone di Animus mancavano dalla minimappa per dungeon Betrayer's Row varie. Risolto un problema per cui una gemma incastonata in un oggetto leggendario o unico poteva scomparire se l'oggetto veniva lasciato cadere. Risolto un problema per cui i giocatori, alcuni perlomeno, che utilizzavano unità allo stato solido, quindi gli NVMe, riscontravano instabilità. Addirittura, cioè, con questo? Assurdo. Vari miglioramenti visivi, prestazione e stabilità. Ragazzi, questa patch uscirà il 13 febbraio, quando sarebbero dovute uscire appunto le Gauntlet. Mi fa molto piacere che abbiano prestato ascolto a questa cosa, perché raga, io non chiedevo altro. Quando nell'altra stagione abbiamo fatto tantissime, ma tantissime run di Duriel, vi ricordo che ne abbiamo fatte forse, almeno io personalmente sono arrivato intorno alle forse le 1800, avere così tanti Uber unici è... chiaro, poi quando ne fai così tante è chiaro che alla lunga ne incominci a mettere da parte 6, 7 totalmente diversi, diventa un problema perché non te ne fai nulla ed erano appunto lì buttati nel forziere. Ecco, era proprio quello che chiedevo nelle live, nei video, io dicevo sempre questo, ragazzi, quanto mi piacerebbe appunto che finalmente potessimo shardarli con tutta tranquillità, senza pensare oddio che ci faccio, oddio che non ci faccio, no, perché tanto sarebbero stati buttati. Ecco, quello che io tanto volevo era questo, volevo assolutamente un materiale da poter scambiare con un alchimista, qualunque cosa appunto potesse essere, per anche volendo dare, non so, mezzo milione, mezzo miliardo e un miliardo stesso in gold, proprio per cercare di prendere l'unico che avevo sempre desiderato. Ecco, finalmente questa cosa è realtà. Poi mi fa tanto piacere anche che loro abbiano deciso di aumentare il drop rate, quindi la percentuale di droppare questi Uber unici anche al di fuori della zona di Duriel, perché altrimenti soltanto lì li avremmo potuti trovare, perché era praticamente impossibile trovarli altrove. Non si sa di quanto, quindi non possiamo effettivamente davvero cantare vittoria, però ragazzi, sono piccole upgrades che danno davvero una grossa mano, poiché alla fine noi andremo a fare le Gauntlet, quindi avere un Uber unico adesso converrà tantissimo per poter ottenere un miglior risultato. Quindi mi auguro che questa cosa possa funzionare, perché se così fosse ci darebbe una grossissima mano per l'evento che arriverà chissà quando, ma arriverà. Signori, questa è la patch appunto 1.3.2 che arriverà il 13 febbraio. Vi ricordo che noi stiamo portando ancora in live Diablo 4, quindi tutti i giorni ci vediamo dal lunedì al venerdì alle 17. Se vi fosse stato utile questo video, vi piacessero video di questo genere, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi niente di tutto ciò. Vi ringrazio per la vostra attenzione, da Darkman è tutto signori miei e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!